Bene, grazie. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Come vi diceva prima Luciano, siamo qui per presentarvi il corso di laurea magistrale Strategic Communication, dicendovi in qualche modo quelli che sono gli elementi di forza, i punti di forza del corso di laurea, anche al di là di quello che già potete vedere o leggere da soli sul sito web e quindi le informazioni che già potete trovare. Ci piace l'idea attraverso questo webinar e non solo con quello che dirò io, ma anche con l'aiuto di Laura Ricchiuti, che è la studentessa che è seduta qui accanto a me, che ha frequentato questo corso di laurea ed è alla fine del percorso e quindi vi spiegherà quella che è la propria esperienza, ma soprattutto attraverso anche la testimonianza della direttore di comunicazione del gruppo Campari, Enrico Boccedi, che vedete qui collegato, che è una delle persone che nell'advisory board supporta fin dall'inizio questo corso di laurea e quindi anche lui ci parlerà di qual è la sua esperienza professionale, di quanto sia importante studiare Strategic Communication oggi, cosa significhi studiare Strategic Communication oggi e quindi quello che è appunto il rapporto tra questo corso di laurea e le imprese partner. Allora, per quanto riguarda il tema appunto della strategic communication, mi piaceva l'idea di iniziare con qualche aneddoto, perché proprio per dirvi più nello specifico che cosa si studia all'interno di questo corso di laurea, perché la comunicazione è sicuramente una disciplina molto complessa, molto complessa, e soprattutto figlia del proprio tempo. E quindi uno degli aspetti sicuramente più significativi e importanti di questo corso di laurea è che è assolutamente al passo con i tempi, ovvero è un corso di laurea che è costruito insieme proprio all'azienda, ai professionisti che operano tutti i giorni nel campo della comunicazione strategica, perché offra agli studenti delle esperienze sempre fresche, sempre aggiornate, non solo sui contenuti, ma anche ovviamente su quelli che sono poi gli strumenti più significativi. Ecco, teniamo conto che anche per raccontarvi appunto da dove veniamo, chi si occupa oggi di strategic communication, beh, viene da un passato che poi non è tanto lontano, ma comunque la madre della strategic communication è, diciamo, quella comunicazione d'impresa che per la prima volta è stata insegnata negli anni 20 del secolo scorso, quindi nel 1922, all'Università di New York, da questa persona che si chiamava Edward Bernays, che anche con questo libro, come vedete, un'affermazione di questo libro diceva: i comunicatori sono quelli coloro che hanno in mano questo meccanismo, sono loro che manovrano i fili dietro alle imprese. Ecco, Edward Bernays è quindi stato il primo docente di comunicazione d'impresa negli anni 20 per l'appunto, ed era in quegli anni una comunicazione che veniva vista proprio come un meccanismo assolutamente manipolatorio. Tra l'altro, questo personaggio, Edward Bernays, era nipote di Freud, e quindi di manipolazione proprio delle coscienze, dei gruppi e dei singoli individui per convincerli a comprare i prodotti delle aziende. Ecco, questa era la comunicazione d'impresa come è nata negli anni 20 e Bernays è stato anche il primo consulente, se vogliamo, di comunicazione d'impresa che ha gestito la prima grande campagna di comunicazione negli Stati Uniti, di comunicazione di impresa per il Dipartimento della Difesa americano, per convincere tutte le migliaia di combattenti che tornavano dalla Prima Guerra Mondiale ad andare in Kansas perché lì stavano delle imprese che avevano bisogno di forza lavoro. Quindi, quando noi parliamo di strategic communication, di comunicazione strategica, non a caso parliamo del Dipartimento di Difesa americano, parliamo di esercito, parliamo di ex combattenti, proprio perché le origini addirittura sono in ambiente militare. Se voi digitate Strategic Communication in Google, non vi esce soltanto il nostro corso di laurea, ma vi escono anche degli manuali, proprio degli handbook di Strategic Communication che provengono dagli ambienti militari. E questo è anche il motivo per cui vi racconto appunto qualche aneddoto, non tantissimo tempo fa, in realtà qualche anno fa, nel 2013,
Ecco, vi è stato un episodio che diciamo, ha fatto non solo il giro del web, ma anche è stato particolarmente discusso negli ambienti della comunicazione d'impresa, perché un'azienda di cui potete facilmente riconoscere il logo ha utilizzato proprio tecniche di comunicazione d'impresa in qualche modo risalenti ai tempi di Burness, quindi risalenti anche e in particolar modo agli ambienti militari. L'aereo in questione è uscito di per un problema di maltempo all'aeroporto di Fiumicino e nottetempo, proprio durante la notte, i tecnici hanno deciso di dipingere, di cancellare la livrea dell'aereo e di quindi trasformare l'aereo appunto in un aereo completamente bianco, eliminando tutti quelli che erano i colori e i simboli della compagnia aerea, lasciando soltanto una piccola bandierina che, come potete vedere, sta a indicare il fatto che questo aereo fosse stato diciamo, l'operatore fosse la compagnia rumena della Carpatera. Ecco, quando ovviamente queste foto avevano già fatto il giro del web e quindi i giornalisti sono andati dal direttore della comunicazione di Alitalia a chiedere come mai erano stati cancellati tutti i simboli di questo aereo, la risposta è stata per motivi di decoro aziendale. Quindi è prassi aziendale e lo facciamo per motivi di decoro. Ecco, quindi vedete come la comunicazione d'impresa, ovviamente questo tipo di meccanismo, ecco, la comunicazione d'impresa è molto complessa e questo tipo di meccanismo in realtà ha delle origini, ha delle origini storiche, ha delle motivazioni anche in qualche modo radicate nelle prassi aziendali e comunque all'interno, diciamo, in questo contesto, che è appunto un contesto sociale, digitale, mediatico, è ovviamente un meccanismo che si addice molto poco ormai, perché la comunicazione strategica, la comunicazione di impresa, come abbiamo detto all'inizio, è assolutamente figlia del proprio tempo. Ecco, un altro aneddoto, veloce aneddoto che vi voglio raccontare è il seguente, ovvero ecco, quella che vedete qui in questa immagine vi potrà sembrare una comune palla di pezza, in realtà è l'oggetto del primo esperimento scientifico che è stato fatto per dimostrare l'importanza e l'efficacia dello storytelling. E quindi dimostrare come qualsiasi tipo di oggetto e qualsiasi tipo di entità, anche una persona e anche un'impresa, sono di fatto delle palle di pezza, se non hanno alle spalle una narrazione efficace che ne valorizzi le caratteristiche. Questa palla di pezza, infatti, è stata utilizzata per un esperimento sociale, come vi dicevo prima, da due giornalisti americani che hanno acquistato una serie di oggetti di poco valore, costava un dollaro, scusate, e hanno chiesto a un centinaio di scrittori di scrivere una storia che vedesse come protagonista questa palla di pezza. Ebbene, queste storie poi sono state selezionate ovviamente le storie più belle e questa palla è stata rivenduta su eBay con come didascalia questa una delle storie più belle. Ed è stata rivenduta da un dollaro, è stata rivenduta a 51 dollari. Questo esperimento, che ovviamente ha riguardato tanti oggetti di poco conto, è il primo esperimento che in qualche modo rappresenta la pietra miliare dello storytelling e proprio della narrazione, anche nel campo dell'impresa. Quello che noi diciamo sempre ai nostri studenti è che tutte le imprese sono palle di pezza. Se non vengono valorizzate con delle narrazioni che siano delle narrazioni efficaci, ma soprattutto che siano delle narrazioni importanti ed efficaci per tutti i pubblici che ruotano attorno all'impresa. Non ci sono soltanto i clienti che comprano i prodotti o i servizi. Ci sono una varietà di pubblici senza il supporto dei quali le imprese non riuscirebbero a fare bene il proprio business. Pensiamo ai dipendenti che devono essere coinvolti, motivati. Pensiamo alle comunità locali dove le imprese hanno in qualche modo posizionato i propri stabilimenti o comunque le proprie sedi di lavoro. Pensiamo all'importanza di avere delle buone relazioni con i fornitori. Quindi le imprese hanno bisogno di storie, hanno bisogno di narrazioni, hanno bisogno di conversazioni con questi pubblici, hanno bisogno di dialogo con questi pubblici, hanno bisogno di processi di comunicazione che non possono essere più lasciati come dire, alla impulsività di ciascuno, ma che debbano essere strutturati. Questo è il motivo per cui sempre di più si parla di comunicazione strategica, questo è il motivo per cui la comunicazione è diventata così importante negli ultimi anni, perché la comunicazione è importante come strumento di business e questo è quello che noi studiamo all'interno di questo corso di laurea.
Allora, come vi dicevo prima, questo corso di laurea parte da una profonda riflessione e continua riflessione su quelli che sono i trend del campo della comunicazione strategica e del communication management. Per nostra fortuna e anche per nostra formazione professionale, noi abbiamo un numero di contatti stranieri internazionali molto elevato e quindi abbiamo la fortuna di discutere con colleghi in tutto il mondo che monitorano attraverso una serie di centri di ricerca anche quelli che sono proprio le issue più rilevanti. Ovviamente anche in anticipo, perché noi non stiamo formando i professionisti della comunicazione d'impresa solo per oggi, ma quelli che dovranno operare all'interno delle imprese, delle organizzazioni anche nei prossimi anni. Ecco, attenzione, quando si parla di strategic communication non si parla solo di imprese private. Di strategic communication vivono anche le organizzazioni pubbliche, vivono anche le associazioni, le grandi organizzazioni internazionali, quindi la comunicazione strategica è un elemento, diciamo, vitale di tutti i tipi di organizzazioni complesse, per la propria sopravvivenza e per il proprio successo. Ecco, dicevo prima quindi che questi sono, per esempio, alcuni dei trend più significativi che interessano il mondo della comunicazione strategica oggi e che noi abbiamo cercato all'interno dei nostri corsi, nel momento in cui abbiamo, progettato, messo in piedi questo corso di laurea e abbiamo anche selezionato i docenti. E messo a punto il piano di studi, abbiamo cercato appunto di sviluppare. Sicuramente al primo posto c'è il link, che vi dicevo anche prima, tra la strategia di business, la business strategy e la comunicazione. I nostri studenti studiano continuamente, studiano strategia aziendale, studiano quindi le organizzazioni, studiano i contesti organizzativi in cui la comunicazione vive e deve essere attuata. Poi ovviamente al secondo posto c'è la capacità di operare in collegamento con quella che è l'evoluzione digitale. Ecco, anche qui c'è stata una scelta molto precisa, che è quella di non formare dei specialisti della comunicazione digitale, ma di formare dei professionisti che siano in grado di far dialogare le tecnologie digitali con le tecnologie offline, cioè non digitali, che comunque continuano a vivere e a sopravvivere e ad essere più che utilizzate dalle imprese. Quindi, le imprese hanno bisogno non solo di specialisti digitali che possono prendere anche, come dire, nelle varie agenzie o nelle varie società di consulenza, ma hanno bisogno di persone che sappiano costruire dei piani di comunicazione. E quindi poi ovviamente anche il tema dei big data, il tema della ricerca e della ricerca scientifica e dell'utilizzo proprio dei dati per guidare le strategie di comunicazione. Ecco, come vedete, vabbè, scorro velocemente un paio di slide su quelli che sono i trend della comunicazione strategica in tutto il mondo. Se voi cercate strategic communication in Google, vi escono più di 220 milioni di risultati e questo vale anche per le ricerche di lavoro. C'è un trend crescente sulle offerte di lavoro con all'interno l'etichetta di strategic communication. Questo è un trend che noi abbiamo registrato non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e anche nel continente asiatico. Allora, che cosa vi vogliamo dire? E poi lascerò appunto la parola anche alle persone che sono insieme a me in questo webinar. Quali sono gli elementi più importanti di questo corso di laurea che dal nostro punto di vista lo rende in qualche modo un prodotto unico, un unicum proprio nel panorama, italiano? Ecco, se voi guardate al piano degli studi, vi voglio proprio dire solamente questo. Al di là del primo semestre del primo anno, che è un semestre in cui, gli studenti affrontano delle materie molto ampie, che, come vi dicevo prima, aiutano a contestualizzare la comunicazione. Cioè dirvi in qualche modo come si devono leggere quelli che sono i processi aziendali, quindi la strategia, il management, il neuromanagement, anche l'organizational behavior e così via. Poi, dal secondo semestre del primo anno in poi, vedete che ogni corso ha una sua specializzazione. Quindi, fondamentalmente, il corso, per esempio, di brand identity, di brand, di identity, di reputation, vi apre, come dire, una serie di, apre, vi apre lo sguardo a una serie di specializzazioni professionali, come quello del reputation manager, che è una specializzazione professionale, come quella del brand manager o di colui che, o colei che si occupa di identity e di consumer behavior. Quindi, diciamo, la caratteristica principale di questo corso è che, come deve avvenire nella formazione, dal nostro punto di vista, di un manager di comunicazione, vi dà uno sguardo sul complesso,
e quindi vi dice fondamentalmente quali sono complessivamente i processi di comunicazione che esistono all'interno dell'impresa, ma vi dà poi la possibilità anche di approfondire e di entrare nel merito di alcune specializzazioni. Per cui se poi durante i vostri corsi potete diventare o comunque vi innamorate, come è successo ad alcuni studenti dello scorso anno, di comunicazione di corporate social responsibility, di comunicazione della CSR communication, avrete la possibilità con quel corso di entrare nel merito di quella specializzazione e poi anche di entrare a fare degli stage in società che sono specializzate in questo ambito. Quindi è un corso sicuramente molto ampio, un corso di laurea molto ampio, perché voi dovete conoscere l'azienda, le organizzazioni, come funzionano i processi non solo comunicativi ma anche organizzativi, ma poi dovete anche acquisire degli skill professionali che sono ovviamente specialistici. Come vedete, i corsi finiscono al secondo semestre del secondo anno, quando poi avete il tempo invece per o andare all'estero, e qui poi parleremo anche delle opportunità all'estero, di svolgere un field project oppure lo stage. Dal secondo semestre al secondo anno siete liberi per poter completare il vostro percorso con delle attività in qualche modo esterne alla nostra università. Ecco, quello che un altro elemento molto importante è che noi aiutiamo i nostri studenti non solo ad acquisire degli skill professionali tecnici, ma anche ad acquisire degli skill che sono sempre più importanti, a prescindere dal lavoro che si fa, perché sono i cosiddetti più soft skill. E qui in particolar modo metto in luce due iniziative che abbiamo sviluppato quest'anno. Il primo è il Job Fitness Center, dove i nostri studenti vengono valutati, cioè viene fatto proprio un assessment a tutti i nostri studenti che partecipano, su quelli che sono i loro principali soft skill, e quindi il saper lavorare in gruppo, l'assertività e così via. E dopo c'è una restituzione dei risultati da parte ovviamente di persone che sono dei tecnici, che sono degli specialisti di soft skill, che appunto spiegano ai nostri studenti quali sono le loro lacune e danno loro dei consigli per cercare di colmare queste lacune. L'altro elemento è il cosiddetto, sono i cosiddetti le skill per i pitch elevator. Che cosa vogliono dire fondamentalmente? Al di là del fatto che gli studenti fanno tante presentazioni di progetti durante il corso, durante diversi corsi, ma ben diverso è imparare a fare dei cosiddetti pitch elevator, cioè a vendere in pochi minuti le proprie idee. Noi professionisti, vedo che Enrico Boccedi sorride, noi come professionisti, anche se abbiamo un ruolo all'interno dell'azienda, noi tutti i giorni dobbiamo vendere le nostre idee, i nostri progetti, dobbiamo convincere i nostri interlocutori, dobbiamo convincere i nostri colleghi, ancora peggio i nostri capi che ci devono magari dare anche del budget per poter svolgere le nostre attività. Quindi sono degli skill assolutamente fondamentali, indipendentemente dal fatto che poi uno studente studi comunicazione oppure entri in altre aree professionali. Naturalmente queste sono poi tutte le metodologie attraverso le quali i nostri studenti studiano, quindi abbiamo delle simulazioni, per esempio nel corso di Crisis Communication, che forse il corso, la Crisis Communication è quella che si presta di più, insomma la simulazione, i nostri studenti fanno una simulazione reale attraverso un software di una società specializzata, come fossero dei manager durante un training. Abbiamo e diamo ai nostri studenti multi assignment, perché è un corso di laurea internazionale, quindi come tutti i corsi di laurea internazionali i nostri studenti svolgono multi assignment durante le settimane proprio di lezione, discutono case study e poi ecco, questo da un certo punto di vista può essere un po' pressante, questo poi ce lo dirà anche la Laura dopo, ma i nostri studenti per ogni corso sono praticamente obbligati a svolgere dei brief, cioè dei progetti su dei brief reali da parte delle aziende. Quindi sono sempre continuamente stimolati a mettere le mani in pasta e a misurarsi con quello che è il mondo aziendale. Naturalmente poi alla fine del secondo anno possono entrare in stage oppure svolgere un field project, che è un vero e proprio progetto di consulenza che viene svolto appunto in Ulm, ma che è come uno stage, cioè impegna per le stesse ore degli stage i nostri studenti. Una parola anche qua sulla faculty e quindi sui docenti.
Noi abbiamo prestato molta attenzione nel selezionare i nostri docenti, non a noi importa relativamente che abbiano un nome, diciamo, straniero, nel senso che a noi interessa che prima di tutto abbiano delle competenze molto forti nel loro campo, ma che abbiano soprattutto un'esperienza di natura internazionale. Quindi abbiamo cercato di mixare, come ci sono alcuni esempi, abbiamo mixato dei docenti accademici, quindi professori in altre università del mondo che hanno delle specifiche competenze sulle varie tematiche, con dei professionisti, con dei manager che non solo sanno di quella materia, ma che diciamo, la svolgono e svolgono quel tipo di lavoro a livello internazionale. Vi faccio alcuni esempi. Laura Iglia, che ha un nome italiano ma non è italiana, è svizzera, è professoressa di CSR Communication alla Yale Business School di Madrid. La Yale Business School è una delle migliori business school in Europa. Luciano Luffarelli è invece il docente di Crisis Communication ed è un direttore di comunicazione di Piaggio Aerospace, ma lo è stato di Olivetti, lo è stato Telecom, quindi ha una lunga esperienza come direttore della comunicazione e ha gestito dal vivo alcune crisi, come per esempio quella che ricorderete della Costa Concordia. Lui era uno dei soggetti di quella crisi. Poi ci sono, per esempio, Chiara Valentini, professore di Public Affairs all'Università di Novaschila, ormai da più di 20 anni è all'estero, quindi parla perfettamente inglese, anche se è un'italiana, e ormai lavora da tanti anni in questa università. Vittorio Cino, che è il lobbista di Coca-Cola e quindi vive a Bruxelles e viene a Milano per il corso. Quindi ecco, vedete che abbiamo proprio cercato di mixare professionisti, professori accademici, ma con sicuramente una caratteristica fondamentale: competenza sul tema e soprattutto competenza internazionale. Naturalmente, durante i nostri corsi ci sono, durante l'anno, open lesson con ospiti internazionali che vengono, offrono una loro prospettiva su un tema, su una tematica, su una tendenza del momento, quindi organizziamo veramente tanto durante l'anno. Cosa voglio spendere ancora una parola sulle occasioni all'estero. Allora, ci sono, per i nostri studenti ci sono moltissime occasioni di, diciamo, di soggiorni all'estero, sia come scambio, semplicemente. Quindi scambio simili Erasmus. Qui avete alcune delle università, perché non abbiamo adesso il tempo per vedere tutto il mappamondo, ma ci sono veramente decine e decine di opportunità in tutto il mondo. Queste sono università, diciamo, più legate a questo corso di Laurea Strategic Communication, perché qui gli studenti vanno a studiare delle materie che sono particolarmente vicine ai nostri temi. Quindi abbiamo la possibilità di Erasmus o comunque di scambi simili. Abbiamo al momento due double degree a cui se ne aggiungerà un terzo, con due università inglesi, Huddersfield e Cardiff, per cui i nostri studenti vanno al secondo semestre, al secondo anno in questa università, frequentano dei corsi e ottengono un certificato, un secondo titolo, come vedete anche in ambiti che sono ambiti specifici, appunto, e di specializzazione di questa università. Stiamo poi lavorando, e da quest'anno parte una summer school, su delle, appunto, stiamo lavorando a delle summer school, anche queste molto di specializzazioni molto particolari. Quest'anno ne partirà una con il Cile, con la Camera di Commercio Italiana in Cile, con un corso intensivo di 3 settimane sull'international business e soprattutto con l'intervento di aziende anche italiane, internazionali, come vedete qua alcuni loghi, che sono aziende particolarmente importanti. Ovviamente nel panorama appunto economico e manageriale che operano in Cile, quindi hanno bisogno di attirare anche talenti giovani italiani in Cile per lavorare nel mondo della comunicazione. Ecco, poi, come vi dicevo prima, il nostro legame con le imprese è un legame molto forte. Noi abbiamo un advisory board, queste sono alcune delle aziende che sono il nostro advisory board, aziende che vengono corsi, che fanno testimonianze, che offrono progetti agli studenti, che offrono stage e quindi questo legame appunto per noi è molto importante, è fondamentale e quindi colgo l'occasione per passare la parola a Enrico Boccedi che è il direttore della comunicazione di Campari e che appunto è una delle aziende che fa parte del nostro advisory board. Enrico, lascio a te la parola per parlare della tua esperienza.
Grazie, buonasera a tutti intanto e grazie davvero per questa opportunità di raccontare un po' l'importanza di una carriera nel mondo della comunicazione che nasca da una formazione adeguata in comunicazione strategica. Sorridevo diverse volte intanto che tu raccontavi, proprio perché partendo banalmente dall'elevator pitch, in più di un'occasione noi abbiamo la fortuna di avere 8 piani più 2 seminterrato, ma diversi progetti sono stati venduti in quelle 10 piani totali ed è effettivamente una capacità che serve moltissimo, non soltanto in comunicazione ma in generale nella vita professionale. Parlando invece proprio di una formazione specifica dal punto di vista della comunicazione strategica, quello che tu riassumevi all'inizio è sempre più vero, nel senso che soprattutto negli ultimi anni c'è stata una fortissima evoluzione del ruolo della comunicazione istituzionale e strategica all'interno delle aziende. Sempre più quella che era considerata una funzione di supporto al business generalmente sta diventando una funzione connaturata al business, proprio perché l'elemento della reputazione è sempre più considerato come una dimensione anche con impatto economico sulle organizzazioni, sulle aziende, sulle marche. Questo fa sì che il comunicatore vengano richieste delle competenze molto specifiche, una visione strategica molto molto approfondita, che passa appunto attraverso la conoscenza di tutta una serie di dimensioni che sono state riassunte anche dai corsi che hai illustrato poco fa rapidamente. Cioè, magari non è necessario che il comunicatore strategico sia estremamente focalizzato su ciascuna di queste, ma deve comprendere perfettamente le dinamiche di ciascuna di quelle dimensioni, saperle governare, saperle interpretare, capire quello che è il collegamento che queste dimensioni hanno sul business della propria azienda o di un'organizzazione comunque in generale, proprio perché sempre più nel corso della propria vita professionale verrà chiamato a fare, come se fosse un internal advisor alle altre funzioni, in contesti che fino a pochi anni fa non era pensabile che lo riguardassero, o comunque lo avrebbero riguardato solo in un momento successivo, cioè la decisione è stata presa, adesso come la comunichiamo. Sempre più il coinvolgimento della comunicazione avviene a un livello precedente, quindi veniamo coinvolti come professionisti in fase decisionale, comunque consultiva a supporto della decisione, proprio perché la valutazione che un professionista con una formazione forte di comunicazione strategica può dare diventa sempre più decisiva. L'evoluzione digitale ha reso ancora più necessario questo passaggio. Sempre più è anche un tema generazionale. Adesso stanno entrando i primi digital natives nelle organizzazioni aziendali o comunque nel mondo del lavoro. Sempre più è importante fare questo passaggio mentale da essere un digital native, quindi un grandissimo consumatore di contenuti di comunicazione digitale, a essere un comunicatore che è in grado di gestire, di governare uno strumento digitale di comunicazione in maniera professionale. Questo passaggio è un passaggio che fa la differenza, che permette di essere a volte decisivi nella consulenza che si può dare all'organizzazione per la quale si lavora, proprio perché è veramente un passaggio differenziante. Lo può fare solo chi ha una formazione forte in comunicazione, chi conosce i meccanismi della comunicazione, chi consuma contenuti di comunicazione con una consapevolezza che si acquisisce soltanto studiando e formandosi adeguatamente. Diciamo che non ci si può improvvisare dopo. Quindi ci sono tutte le condizioni oggi perché una formazione in ambito di comunicazione sia un'ottima formazione da spendere sul mondo del lavoro, perché mai come oggi effettivamente qualunque dimensione del business ha una necessità fortissima di comunicare. Questo è vero verso l'esterno, è vero verso l'interno. Prima tu citavi appunto la serie di stakeholder che bisogna tenere in considerazione quando si parla di comunicazione.
È ovvio che una volta era molto più semplice perché era il consumatore, i canali di comunicazione erano abbastanza unilaterali e mainstream di massa, per cui si risolveva tutto a dare tanto potere a pochi che riuscivano a comunicare moltissimi. Oggi è ovviamente molto, molto cambiata, il potere è tornato o forse è arrivato nelle mani di tutti gli interlocutori esterni che hanno ciascuno di loro un grandissimo potere perché sono ciascuno di loro potenzialmente un media in grado di influenzare la reputazione di un'organizzazione, di una marca attraverso il proprio network di follower, comunque il proprio seguito. E quindi è fondamentale che un comunicatore abbia un approccio mentale che considera non solo i consumatori, non necessariamente, anche per un comunicatore, diciamo, comunicazione corporate, forse il consumatore è l'ultimo touch point, se vogliamo, l'ultimo interlocutore a cui pensa. Pensa molto di più alla propria organizzazione, cioè ai propri colleghi, alle istituzioni, alle comunità in cui è presente l'ufficio o in cui è presente lo stabilimento di un'azienda. Pensa alle istituzioni pubbliche, alle comunità di investitori, di analisti finanziari. È veramente un'infinità di stakeholder che rispondono a logiche diverse, ma dal punto di vista della comunicazione vanno trattati con, come dire, la competenza e anche con il giusto livello di approfondimento, con i giusti adattamenti. È chiaro che i messaggi dovranno essere sempre gli stessi, ma saper articolare un messaggio a un proprio collega rispetto a un'istituzione pubblica o a un consumatore o a una testata che si occupa di economia è una competenza che per un comunicatore oggi è la base, è fondamentale. Ci sono una serie di competenze ovviamente che vanno al di là di una formazione tecnica, che devono far parte dell'approccio base a qualsiasi carriera nell'ambito della comunicazione, che sono ovviamente curiosità anche per tutto quello che non è strettamente correlato alla disciplina, perché in realtà moltissimi spunti, soprattutto in un mondo che corre, che si evolve come quello di adesso, moltissimi spunti possono arrivare da discipline esterne. Una prospettiva quindi formata a pensare in maniera strategica consente però di vedere tutto quel contenuto, quella mole di contenuto che oggi è proposta dal mondo in cui viviamo, di vederla in una prospettiva un po' più strategica e magari di trasformarla in contenuto di comunicazione, in azioni, in piani di comunicazione. Diciamo che negli ultimi 5-6 anni soprattutto si è parlato tanto di corporate storytelling, che è oramai una locuzione abbastanza in uso. Fondamentalmente quello che io ho visto accadere in tante organizzazioni è si passa da informare quelli che erano i nostri tradizionali interlocutori a ingaggiarli, a intrattenerli, a narrare loro un contenuto che sia interessante, bello, coinvolgente, che li porti a tornare da noi spontaneamente. Quindi si è passati a informare interlocutori che lavoravano con quello che noi producevamo, che quindi avevano bisogno di noi e noi avevamo bisogno di loro. La classica azione di comunicazione dell'ufficio stampa corporate che propone un contenuto ai media corporate che magari lo pubblicano, viveva su questa logica, no? Viveva su un interesse da parte della testata eventualmente a coprire del contenuto e un interesse da parte dell'azienda a comunicare quel contenuto. Oggi noi, oltre a quello, dobbiamo cercare di ingaggiare con del contenuto molto più interessante persone che non hanno bisogno di quello che noi diciamo, ma che devono trovarlo interessante e venirci a chiedere spontaneamente. Quindi è proprio un cambio di prospettiva che si basa sulla capacità di un comunicatore oggi di raccogliere più competenze, cioè di raccogliere in sé tantissime competenze che una volta erano forse più frammentate. Oggi questa frammentazione ha sempre meno senso, visto che stanno sparendo molti confini anche professionali, e quindi un comunicatore a 360 gradi che possa andare a lavorare in ambito di comunicazione strategica deve essere anche un profilo contaminato da tante discipline diverse, che erano appunto poi quelle che hai elencato tu prima, no?
questo tipo di ricchezza diventa immediatamente spendibile sul mondo del lavoro, perché ad oggi non ci sono ancora molto rari profili così completi. Questo in una prima panoramica, poi non so se ci sono delle dimensioni, degli aspetti che vi può interessare maggiormente approfondire. Io posso raccontare quella che è magari un'evoluzione, quello che vi sto raccontando è un'evoluzione che io ho visto da un punto di osservazione che è di azienda, un'azienda che corre molto, che si sta trasformando anche data la scala globale che ha e che vuole mantenere. Non è tipico di una azienda come la mia, come Campari, credo che sia comune a molte organizzazioni. Però, per esempio, se io penso al tipo di innovazioni che abbiamo portato negli ultimi 5-6 anni in questa azienda, abbiamo creato una televisione interna che non era neanche lontanamente nei pensieri fino a un paio di anni fa ed è stata creata. Questo richiede competenze anche di creazione di contenuto, o quantomeno, se non necessariamente tutte le creazioni, la creazione di contenuto all'interno, richiede una conoscenza della produzione di contenuti per una televisione che uno poi può andare a recuperare all'esterno. Però di nuovo, in questo caso, sapere quello che si può ottenere, quello che può essere un bisogno di comunicazione di un'organizzazione è la caratteristica fondamentale per innovare. Credo che oggi ci sia tantissimo potenziale per chi con una buona formazione vuole portare innovazione nelle organizzazioni, perché soprattutto in Italia le organizzazioni con respiro internazionale stanno cambiando pelle, proprio perché si stanno aprendo nuove possibilità di business, perché il digitale ha abbattuto tantissime barriere, quindi avere qualcuno che sia in grado di immaginare il futuro anche da avanti 4-5 anni attraverso nuove forme di comunicazione o nuovi contenuti declinati su canali nuovi, credo sia fondamentale. E questo per una parte di canale, dal punto di vista del contenuto, noi siamo attivi da 2 anni su una piattaforma proprio di narrazione, di fatto di creazione di contenuto di fiction quasi, no? Quindi dati veri ma raccontati in modo più creativo, quindi con una scrittura creativa, eccetera, che partirà a breve. È stata una gestazione di 2 anni, proprio perché comunque era un cantiere nuovo, ma di fatto la marca corporate si metterà a parlare con interlocutori che non aveva mai toccato fino ad oggi, con contenuti che forse fino a ieri potevano risiedere soltanto in un dipartimento di marketing e invece oggi hanno molto senso anche raccontati da un altro emittente. Quindi io questa trasformazione la sto vivendo a livello personale, ma la vedo anche al di fuori. Le aziende che fanno corporate storytelling oramai non si contano più, stanno partendo una dopo l'altra. Soprattutto le organizzazioni appunto italiane che hanno magari una presenza globale, che hanno un grande passato, un grande heritage e vogliono raccontarlo al mondo. Bene, bene. Grazie Enrico grazie molto Enrico per la tua testimonianza molto preziosa e grazie anche per il supporto che hai fin dall'inizio dato a questo corso di laurea, quindi la nostra ovviamente collaborazione continuerà e anzi farà piacere condividere con i nostri studenti questi progetti nuovi e così innovativi. Bene, allora ecco, dopo naturalmente per chi vorrà potrà porre le domande al dottor Bocedi, ecco, perché appunto anche lui rimarrà qui connesso e disponibile a rispondere alle domande. Adesso vorrei passare la parola invece a Laura Ricchiuti, che è una studentessa a secondo anno che quindi sta per concludere il suo percorso, proprio per sentire dalla prospettiva di uno studente. Ciao a tutti, innanzitutto salve professor Bocedi. Allora, cosa posso dirvi? Sarò molto franca, sarò anche molto, diciamo, registrata sul vostro tono, visto che loro sono dei professori, io invece comunque sono solo quasi una professionista, quindi quello che posso raccontarvi dal mio punto di vista, che io credo che sia un pochino il vostro interrogativo, perché è stato anche il mio quando stavo per iscrivermi e oltretutto
io non avevo neanche nessuno che poteva raccontarmi com'era stata l'esperienza, quindi diciamo che cominciare è sempre un pochino difficile, quindi io sono qui un pochino per tranquillizzarvi, per dirvi che quello che distingue questo corso di laurea, secondo me, da tanti altri corsi di laurea concentrati un pochino sul marketing, un pochino sul management, un pochino sulla comunicazione d'impresa, è che il corso di laurea in Human Strategic Communication è un corso che unisce tantissime discipline. Quindi voi non solo fate comunicazione proprio dal punto di vista della mera comunicazione, se mera si può chiamare nel senso più semplice del termine, ma fate tanto anche management, fate tanto business, fate tanta finanza, fate tante cose appunto diverse, come già la professoressa Romenti aveva citato e come anche Enrico Boccedi ha sottolineato, il fatto di avere proprio questo spettro molto ampio su così tante discipline vi permette di essere non solo pronti ad affrontare il mondo del lavoro dal punto di vista proprio della comunicazione, ma soprattutto dal punto di vista del portare la ventata d'aria fresca in tante aziende che comunque, nonostante appunto il panorama italiano si stia sicuramente evolvendo, tantissime aziende ancora hanno bisogno di qualcuno che un pochino le spinga. E questa persona che le può spingere siamo noi, i miei compagni di classe, siete voi se deciderete di iscrivervi, perché sempre di più il nostro ruolo, non solo di comunicatori, ma anche proprio di gente giovane comunque, che ha a che fare appunto col digital praticamente tutti i giorni, perché ormai tutti quanti siamo invasati in Instagram engagement rate, tutti quanti ormai sappiamo che cosa sono queste cose. Il punto che su cui bisogna focalizzarsi è che adesso tutte quante quelle aziende che fino ad adesso erano state bravissime aziende di comunicazione, guardi gli spot in televisione e diceva ma sono veramente bravissime, hanno sicuramente dietro noi, quindi gente che non solo pensa al consumatore, ma che pensa anche, appunto, come dicevamo prima, a tutta una serie di persone che entrano in contatto con l'azienda anche solo per un brevissimo tempo, quindi anche solo dal punto di vista, per esempio, mi viene in mente della comunicazione interna, quindi gli employees che diventano brand ambassador, che diventa gente che va in giro a raccontare cose della tua azienda, e che quindi se non sono loro i primi a crederci veramente in quell'azienda, se non sei tu bravo con lo storytelling a prendere e portarli sulla tua barca, diciamo, di certo loro da soli non lo faranno. Quindi c'è sì certo una predisposizione della persona, però sei anche tanto tu che proprio attraverso questo corso di laurea impari a capire tante cose che prima davi per scontato. Quanto è importante il servizio del customer service, il fatto che comunque il consumatore deve sì comunque stare al centro di una company che il cui diciamo scopo è quello poi alla fine di business, tutti quanti siamo qui alla fine per fare soldi. Quindi è ovvio che certo la comunicazione è sicuramente management, ma è anche tantissimo comunicazione, per lo più comunicazione ormai. Quello che mi sento di sottolineare soprattutto è il fatto che questo essere, diciamo, appunto come dicevo prima, esposti a un così ampio spettro viene sicuramente dal fatto che noi non studiamo. Noi facciamo, che è molto diverso da studiare e venire a fare lezioni frontali, perché non è più solo quello. Certo, ci sono quelle lezioni frontali un po' classiche, diciamo, soprattutto nel primo semestre del primo anno, perché si parte tutti quanti insieme, si ha tutti quanti un background diverso, quindi è normale che si cerca, diciamo, tutti quanti di assestarsi più o meno, diciamo, per partire dallo stesso punto di vista. Però per ogni corso, come anche sottolineava la professoressa Romenti, per ogni corso voi avrete un progetto fornito da un'azienda vera, reale, quindi non un progetto inventato, ma un progetto che veramente dovete poi in team tutti quanti portare a termine, e quella è, come diceva la professoressa Ramenti, come io vi confermo, la sfida veramente più grande, perché questo corso di laurea è tanto pratico, è tanto cercare di mettersi proprio in prima linea, cercare di non avere paura di buttarsi, perché alla fine questi, come spesso accade di dire, sono gli ultimi due anni in cui si può stare un pochino sugli allori, aspettare che la vita vera arrivi. Ora per me la vita vera è arrivata, ma io mi sento pronta, perché questo corso di laurea comunque, a parte gli scherzi, è stato veramente utilissimo, perché il fatto di avere dei professori, non solo come sottolineava la professoressa Romenti, sicuramente di respiro internazionale, diciamo, ma professori che magari prima di essere professori sono soprattutto professionisti del settore,
mi dà modo di avere degli insight non solo per quanto riguarda proprio il quello che dovrebbe essere, ma il quello che succede realmente. Quindi sul libro c'è scritto che la comunicazione guida l'azienda e poi arriva però magari il manager di tot azienda e ti dice sì, certo, sarebbe bellissimo se noi comunicatori fossimo al primo posto dappertutto, Enrico Bocelli sorride, però poi in realtà ci sono quelli di finanza, quelli di HR, tutti quanti hanno bisogno di budget e quindi alla fine di tutto quanto, come diceva la professoressa Nomenti, noi entriamo in ascensore e diciamo ascolta, guarda, questo progetto, sono sicuro di poterti convincere, li convinci e alla fine il budget è tuo. Questo è tutto quanto quello a cui ruota intorno questo corso di laurea. Quindi a chi è rivolto questo corso di laurea? A gente che ha voglia di mettere le mani in pasta, a gente che non ha voglia di stare ferma, a gente che vuole essere il cambiamento del mondo, perché tutti i lavori che ci saranno tra 5, 6, 7 anni adesso ancora non sono stati inventati e li inventeremo noi. Quindi saremo noi quelli che, famosissimi all'inizio, muoveremo i fili, come diceva la professoressa Romenti. Quindi niente, mi fermo qua perché tanto sono sicura che avrete delle domande, quindi non voglio tediarvi oltre. Esatto, allora noi abbiamo un po' detto quello che volevamo insomma trasmettere, lascerei lo spazio alle domande, Sanna. Ottimo, grazie ai nostri relatori, al professoressa Romenti, Laura, dottore Bocelli, e cominciamo con le domande perché ci sono già tante e secondo me molto interessanti. Vorrei solo, professoressa Romenti, ci sono... dei partecipanti che volevano ripassare un po' le specifiche organizzative. C'è Silvia che ha chiesto la tempistica, c'è un'altra domanda riguardo i requisiti di laurea, se qualsiasi laurea come la domanda, ah, ok, l'ho trovato, con quale diploma si può accedere al corso, quindi se possiamo ripassare. Sì, allora, questi elementi li abbiamo volutamente lasciati per ultimi, perché si possono trovare, diciamo, abbiamo cercato un po' di trasmettervi quelli che erano gli elementi più, per noi, più importanti, prima di tutto per scegliere questo percorso, perché poi, insomma, per entrare, come fare il test ammissione e quant'altro, sono sicuramente informazioni che si possono trovare tutte sul sito web. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda i tipi di corsi di laurea, devo proprio invitare lo studente o la studentessa che ha fatto questa domanda a consultare il nostro sito web, perché sono specificate tutte le classi di laurea che sono ammesse. Siccome una lunga lista, ovviamente qua facciamo fatica a elencarla tutta. Comunque è una lista di piuttosto ampia di corsi di laurea, perché come dicevamo anche prima, soprattutto il primo ciclo, diciamo, di lezioni del primo semestre è anche un ciclo di lezioni che è orientato a portare tutti sullo stesso piano. Quindi anche se uno studente ha studiato lettere, per esempio, piuttosto che lingue straniere, come il nostro, come il caso di alcuni studenti che frequentano Strategic Communication e che quindi non hanno mai visto un'azienda e non hanno mai studiato nulla di business o di management, vengono portati a livello degli altri. Quindi non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Però per quanto riguarda la lista dei corsi di laurea, invito a consultare il sito web, perché proprio lì sono indicate tutte le gli aspetti. La tempistica, immagino che intendessero la tempistica delle sessioni di ammissione. Allora, la prossima è quella del 13 maggio e poi c'è quella del 1 luglio e del 5 settembre. Una parola sulla test ammissione. Allora, il test ammissione, ovviamente bisogna fare un'applicazione online, questo è ovvio, nel momento in cui fate l'applicazione online, i vostri uffici verificano se ci sono tutti i requisiti. Adesso poi parleremo anche dei requisiti un secondo. Allora, in cosa consiste il test ammissione? Su questo voglio essere molto, diretta e molto chiara. Noi faremo un test scritto con due domande aperte. Sul sito web trovate le domande che sono state poste nell'ultimo test, quello di febbraio, in modo che vi possiate fare anche un'idea del tipo di domande che noi poniamo. Sono domande molto ampie. Su temi di marketing o su temi di ricerca sociale e di statistica. Noi abbiamo indicato questi due testi come dei testi, diciamo, base, ma potete anche consultare altri libri, diciamo, simili di marketing di base piuttosto che di statistica
scienza di base, l'importante è appunto che abbiate un'infarinatura molto ampia e che sappiate rispondere a due domande aperte, anche qua molto ampie, non entriamo assolutamente nel dettaglio. L'obiettivo delle due domande aperte è capire soprattutto se siete in grado di argomentare il vostro pensiero in inglese, in 10 righe. Quindi valutiamo un po' questo vostro livello, perché come diceva anche prima Laura, in molti esami, molti, la maggior parte dei corsi, ci sono degli assignment scritti, quindi il fatto di essere in grado di scrivere correttamente in inglese, di saper argomentare il proprio pensiero è ovviamente importante. Poi c'è un'intervista, un colloquio orale, che è un colloquio orale che invece lavora più sulla motivazione. A noi interessa ovviamente avere degli studenti molto motivati, molto convinti di questo percorso, perché, come diceva prima Laura, poi è un percorso impegnativo, quindi se poi una persona non è convinta, non sa bene o forse, ecco, noi in questo colloquio in qualche modo cerchiamo di valutare anche la sua motivazione a fare quel tipo di percorso. Oltre alla, come dicevamo prima, ai tipi di corsi di laurea, noi richiediamo sostanzialmente un requisito, che è quello del livello B2 di inglese. Okay? Quindi, fondamentalmente, il livello B2 che deve essere certificato con IELTS oppure con altri certificati simili. Quindi quando voi contatterete i nostri uffici amministrativi per fare la domanda di ammissione, voi e i nostri uffici vi chiederanno tutta la documentazione e quindi vi diranno se siete in regola in qualche modo con la documentazione. Così poi potrete accedere al test scritto. Vi rimetto le date e il prossimo è il 13 maggio alle ore 10. Non so se ho risposto a tutte le domande. Sì, grazie professoressa Romenti. Passo una domanda al dottore Boccedi, che era qui. Se possibile, una delle nostre partecipanti era curiosa di sapere il suo percorso accademico. Sì, certo. Io ho studiato comunicazione. Naturalmente questo corso, quando l'ho fatto io, non esisteva ancora con gli Strategic Communication, altrimenti lo avrei fatto. L'ho studiato in tutti i 5 anni, sia al triennio che alla specialistica in comunicazione, con un semestre anche all'estero, all'Università di Sydney, sempre specializzandomi in comunicazione. Quindi proprio formazione in linea con quello che poi è stato il mio percorso professionale. Grazie. Una cosa aggiungo, magari può essere utile come spunto di riflessione: il primo sbocco professionale che io ho intrapreso è nel mondo, sempre della comunicazione, nel mondo agenzie. Quindi è un altro dei possibili sbocchi per sviluppare questo tipo di competenze di comunicazione. Ok, io quindi colgo l'occasione per chiedere a Laura, che è la studentessa, c'è una domanda riguardo che cosa pensi di fare in futuro, a cosa vuoi dedicarti, quali sono gli sbocchi professionali, stai già facendo dei colloqui? Sì, allora, colloqui sì, ne ho fatti veramente tanti, perché il mondo è veramente proprio nelle nostre mani, quindi tantissime sono le posizioni di comunicazione aperte, e non sono di certo io a vendervela, nel senso che basta andare veramente su qualunque sito e subito trovate la risposta. Io al momento sto collaborando con l'università e quindi per il momento però ho già fatto altri colloqui per quando finirà la mia collaborazione con loro, e quindi per iniziare poi un percorso di stage che in quel caso sarà extra curricolare, perché mi laureo a luglio, ho già finito gli esami, quindi sono a posto così. Colgo l'occasione per dirvi, in caso non foste studenti IULM, che è una cosa che non abbiamo detto perché non è specifica del nostro corso di laurea, ma che comunque fa parte di questa università, è che noi abbiamo un career service, cioè un servizio per il lavoro che è veramente attentissimo alle esigenze di tutti quanti gli studenti. Io personalmente sogno di lavorare nel mondo della cosmetica e del beauty, e come magari molti di voi immagineranno, sono veramente poche le aziende grosse, internazionali, che operano in questo business, e quindi è un mondo abbastanza difficile. Però con l'aiuto del career service, fortunatamente, sono riuscita ad ottenere quei colloqui, che poi ovviamente me la sono dovuta giocare da sola, perché loro ti danno una mano a trovare, però non è che poi automaticamente sei dentro la concorrenza spietata. Però ecco, come funziona un pochino per il mio ambito, che è abbastanza difficile, sono sicura che per qualunque scopo, per qualunque idea voi abbiate nel futuro, c'è qualcuno al career service che sicuramente vi può aiutare, quindi quello assolutamente.
Benissimo. Professoressa Romenti, Giuliana ci chiede se è consigliata l'iscrizione a chi non ha mai studiato marketing o materie simili. Assolutamente. Tu avevi studiato marketing? No? Ho fatto lingue. Ecco, Laura viene da lingue, sì. Lingue straniere. Esatto. Quindi questa no. È la risposta. Assolutamente no. Non servono, cioè il corso di laurea, appunto, magari con un po' più di fatica in più per chi un'azienda non l'ha mai vista e non ha mai capito, non ha mai studiato i processi aziendali, però il corso di laurea è assolutamente fattibile anche da chi proviene da percorsi molto diversi dal marketing della comunicazione. Da questo punto di vista non ci sono problemi. Se voi controllate la lista dei corsi di laurea che ovviamente sono ammessi, insomma, lo potete vedere molto facilmente. Confermo. Ottimo. Ricordo ai nostri partecipanti, Carmelo, che sì, nei prossimi giorni riceverete una mail con i contatti di riferimento se volete spiegare la vostra situazione, il vostro background, fare tipo una consulenza, potete rivolgere dopo le vostre domande a Yulm Università. Questa è la mail admission@yulm.it, la mail a cui potete scrivere, che è l'ufficio di riferimento. Ok. Domanda, il piano didattico mi ricorda molto il corso di comunicazione d'impresa, sarebbe sbagliato giungere alla conclusione che questo corso di laurea sia un approfondimento di questo? Se no, in cosa oltre alla messa in pratica, comunque comparabile ad un tirocinio, differisce? Allora, corso di laurea comunicazione d'impresa quale? Secondo il nostro partecipante il piano didattico ricorda un corso di comunicazione d'impresa, quindi qual è la marcia in più di comunicazione strategica? Ah, ok, in questo senso. Ma allora, intanto la comunicazione strategica ovviamente è comunicazione, è anche comunicazione d'impresa. Questo corso di laurea in comunicazione strategica affronta il tema da una prospettiva molto più ampia, perché quello che noi vediamo è che intanto per progettare questo corso di laurea ovviamente abbiamo studiato molto bene la concorrenza, abbiamo studiato molto bene cosa offrono le altre università e abbiamo visto che bene o male nell'altra università i corsi tutto magistrale, comunicazione d'impresa o simili, avevano già un taglio molto predefinito. Questo invece è ad ampio spettro, come dicevo prima. Quindi gli studenti studiano, per esempio, brand e marketing communication, ma non si specializzano soltanto in quello. Hanno poi la porta aperta su una serie di altri, due altri corsi. Sinceramente, se devo essere molto sincera, invece per quanto riguarda certi tipi di specializzazioni, per esempio corsi in Investor Relations, in Financial Communication, piuttosto che in CSR Communication, ecco, io non ho visto corsi universitari così ben così strutturati, su queste tematiche. Quindi, rispetto alla concorrenza, sicuramente ha uno spettro molto più ampio e affronta delle tematiche che sono tematiche fresche, tematiche molto attuali, molto importanti nel panorama della comunicazione d'impresa, che non ho visto affrontate in modo così professionalizzante così specifico in altri corsi di laurea. Quindi è profondamente diverso dai corsi di laurea che sono in questo momento sul mercato a livello magistrale. Ok, e quindi Anna voleva sapere in cosa consiste il doppio titolo italo-inglese. Allora, il doppio titolo fondamentalmente, come dicevo prima, gli studenti devono frequentare corsi di un semestre, quindi il secondo semestre e il secondo anno all'estero. È ovviamente un pacchetto di corsi, quindi a differenza di uno scambio Erasmus, dove lo studente va in Erasmus, all'università straniera, sceglie un po' i corsi che in qualche modo sono più piacciono di più e quant'altro, qui invece il pacchetto dei corsi da frequentare è stabilito dal nostro piano di studi, della nostra università. Gli studenti devono frequentare quei corsi, come dicevo prima, per Cardiff è più l'indirizzo di International Management, è semplicemente perché Cardiff è specializzata in questo ambito, quindi ha un master
programma di master in International Management, e quindi facciamo frequentare ai nostri studenti alcuni corsi proprio in International Management, che siano, non siano una ripetizione, ovviamente guardiamo i piani di studio, guardiamo i piani didattici, non sono assolutamente sovrapposti con quello che già fanno gli ULMA, e che consenta loro alla fine di questo percorso di conseguire un doppio titolo, che in questo tecnicamente si chiama certificate, in questo caso International Management per quanto riguarda la carta metropolitana university. Quindi c'è proprio un percorso predefinito che noi abbiamo contrattato con questa università. Ok. Quanti posti ci sono per il corso, professore Saramenti? Per il corso ULMA sono 100 massimo posti. 100 al massimo, ok. E questo percorso è un percorso full time o, come chiede Giulia, è possibile iscriversi nonostante già si frequenti un master? Si frequenta un altro master? Ma allora, come dire, allora, la frequenza non è obbligatoria. Questo vale per tutti i corsi di laurea magistrale ULM. Io, francamente, da questo punto di vista lo dico anche con mio interesse, insomma, diciamo, iscriversi a un corso di laurea di questa natura senza frequentare, senza viverlo, poi lo dirà anche Laura, è un po' un peccato. Nel senso che le occasioni nascono proprio dal confronto, dal dialogo, non solo con l'aula, dove ci sono che arrivano un po' da tutte le parti del mondo, ma anche con i professionisti, con i docenti, nel fare i lavori, nel fare le esercitazioni, nel fare le cose. Quindi, come dire, non c'è, la frequenza non è obbligatoria, una persona può iscriversi e non venire neanche mai a lezione, se solo per questo, però è veramente un peccato dal mio punto di vista, perché noi insistiamo molto sull'esperienza che lo studente è. Però tecnicamente la frequenza non è obbligatoria. Ok, Laura, hai qualcosa da aggiungere? Io sì, dico che appunto stavo proprio riflettendo su questo, mi ricordo che un'altra volta c'era stato chiesto se fosse possibile frequentare e allo stesso tempo lavorare, se non mi sbaglio. Ora, come sottolineava appunto la professoressa Romenti, mi trovo completamente d'accordo con lei, perché l'unico modo che voi avete per veramente mettere le mani in pasta è venire a lezione, perché a lezione sia quello che facciamo in ULM, sia quando andiamo magari ospiti in qualche azienda, come per esempio è successo con l'azienda di Campari, è proprio lì che nasce poi il confronto, è proprio lì che nasce l'esperienza che ti fa imparare qualcosa di diverso rispetto al frequentare un corso semplicemente studiando. Ecco, diciamo quello, il nostro corso di laurea è talmente pratico che certo ti permette di lavorare, nel senso che se hai un lavoro part time puoi venire a frequentare alcuni corsi, altri corsi no, quindi comunque un'esperienza certo parla, però seguire un master e allo stesso tempo venire qui forse sia un po' sprecato, perché è veramente un corso tanto tanto, a parte il fatto intenso, ma soprattutto tanto tanto pratico, e quindi perdi proprio quello che è appunto il vantaggio sapore competitivo di quello che offriamo, sì, che offriamo qui in università da noi. Grazie, questo è un bel consiglio. Professoressa Romenti, è possibile iscriversi al prossimo anno se ci si laurea a settembre, chiede Pietro. Sì, sì. Allora, sono ammessi gli studenti che si laureano fino a dicembre, perché in università la sessione di laurea finisce a dicembre, quindi anche novembre e dicembre sono ammessi. Ok, una domanda su Campari al dottore Boccedi: quante persone lavorano in comunicazione, come è composto questo gruppo? Può raccontarci? Sì, certo. Allora, io lavoro nell'headquarter, quindi nella sede centrale, mi occupo della comunicazione corporate a livello globale e della comunicazione interna. Nel mio team ci sono due persone che mi supportano nelle due aree, e in più all'interno però del network di Campari in tutto il mondo, professionisti di comunicazione sono circa una ventina. Qui da noi in sede ci sono altri tre profili che si occupano di comunicazione globale, sulle marche, su alcuni altri aspetti, e poi ci sono altri profili nei paesi in cui siamo presenti, quindi più o meno 20-21 persone dedicate alla comunicazione. Non soltanto comunicazione corporate, ovviamente, in alcuni paesi e soprattutto ovviamente la comunicazione di prodotto, però insomma la struttura è così.
Ok, una struttura robusta, grazie. Una domanda a Laura, se hai partecipato ad uno scambio, se sì, che opinioni hai al riguardo? Mi spiace, purtroppo no, non ho partecipato agli scambi perché era un'esperienza che avevo avuto già in triennale e perché siccome questo corso di laurea veramente mi ha proprio avvolta, non me la sono sentita di andare via e quindi sono rimasta qua per viverla, diciamo, un pochino al 100%. Quello che però posso riportarvi è sicuramente l'esperienza delle mie amiche che sono lì e stanno per tornare da Cardiff. Loro si sono divertite tantissimo, a parte per quanto riguarda l'esperienza di andare via, staccare un pochino la spina e vedere una parte di mondo diversa, diciamo, che fa sempre bene cambiare aria, però il fatto che appunto il nostro corso di laurea offra un'opportunità internazionale su queste tematiche, diciamo, che sono veramente nuove, all'avanguardia, è molto bello perché oltre all'esperienza, diciamo, un pochino più italiana che offre il nostro corso di laurea, che però non è italiano nelle persone con cui noi ci interfacciamo, anche andare all'estero è sicuramente molto, molto bello e molto positivo, e dal mio punto di vista, quello che io ho vissuto in triennale, e vi lo consiglio tantissimo, andate all'estero, perché a parte il fatto che sul curriculum una persona che è stata all'estero, può confermare la prof, sicuramente è avvantaggiata, e soprattutto nel nostro campo avere a che fare con gente di culture diverse sicuramente può essere utile, e potrebbe confermarvelo il signor Stefano Gabbana, che ha fatto un flop madornale in Cina, che forse se avesse avuto qualcuno che era stato in Cina o se avesse saputo qualcosa di come si vive all'estero, magari avrebbe fatto le cose diversamente. Loro sicuramente non avevano un comunicatore strategico, quindi quella posizione da Dolce Gabbana è aperta, se volete. Sì, sì, sì. Facciamo l'ultima domanda, professoressa Romenti, dottore Boccedi. In cosa consiste la comunicazione corporate e in azienda? Ha a che fare col marketing? Chiedo il vostro parere. Io lascio la parola a Enrico. Ok, grazie. Allora, la comunicazione corporate è sostanzialmente la comunicazione che riguarda l'azienda e non un singolo prodotto. Quindi, per quanto riguarda Campari, è la gestione della reputazione di Campari nel mondo per tutto quello che la riguarda come entità, come azienda, come società che opera, che fa acquisizioni, che assume persone, cioè tutto quello che non è comunicazione di un singolo brand. Forse qualcuno di voi avrà visto la campagna di Aperol, oppure le attività che Campari fa con Red Diaries. Quelle sono attività di comunicazione di prodotto molto focalizzate sul prodotto e quindi rientrano come disciplina, diciamo, in un alveo vicino al marketing. Tutto quello che facciamo nella comunicazione corporate non riguarda questa parte. Ovviamente noi parliamo attraverso anche le storie delle nostre marche, ma con un contenitore differente, per cui se si tratta di raccontare un nuovo trend dell'aperitivo a Londra, siamo noi che lo raccontiamo, siamo noi che organizziamo interviste con i media. Se si tratta di, anche in fase difensiva, quando, nel caso in cui ci dovesse essere, speriamo di no, insomma, una possibile issue reputazionale, è la comunicazione corporate che si occupa della gestione della crisi di comunicazione. Un ambito in cui si avvicina al marketing è l'evoluzione che è in questo momento in atto in tante organizzazioni, che è il corporate marketing, cioè noi stiamo assorbendo competenze anche dal marketing, perché nel momento in cui l'azienda viene trattata come una marca a sé, e noi in Campari stiamo facendo esattamente questo percorso, diventa immediatamente, come è trattabile, come una delle marche che noi commercializziamo. Quindi trattata con le stesse logiche, con le stesse tecniche di marketing, però applicate alla marca Campari Group anziché la marca Aperol. Quindi in questo senso le due discipline si intersecano, con una governance ovviamente che è quella
della comunicazione corporate, ma con delle tecniche che sono quelle più vicine al mondo del marketing. E il che ci riporta al punto che abbiamo toccato rapidamente all'inizio, cioè di contaminare profili anche con competenze tecniche che fino a poco tempo fa non riguardavano la comunicazione corporate, ma che oggi sono fondamentali per renderla più ingaggiante, più interessante, più adatta al tempo in cui viviamo. Di fatto il social media marketing ha azzerato l'intermediazione che prima era tipica della comunicazione corporate, con molti interlocutori non serve più, e quindi bisogna conoscere anche le dinamiche del marketing. Ecco, infatti a questo proposito il corso di laurea non si occupa solo di comunicazione corporate, ma abbraccia la strategy communication ad ampio spettro, quindi i ragazzi studiano anche la comunicazione di brand, la comunicazione di prodotto, hanno un corso specifico di marketing, nella parte digital si occupano anche di digital marketing, quindi il corso di laurea abbraccia sia le corporate che la brand, il marketing, apre proprio le porte sulla comunicazione a 360 gradi, perché comunque, a proposito anche della domanda che i ragazzi facevano prima, i corsi di laurea magistrali in marketing invece non sono sempre corsi di laurea in comunicazione di marketing, cioè frequentare un corso di laurea in marketing è ben diverso da frequentare un corso di laurea in comunicazione di marketing o apprendere competenze di comunicazione di marketing. Questo è un corso di laurea in cui ci sono anche dei corsi di comunicazione di brand o comunicazione di marketing. Volevo fare questa precisazione. Ok, grazie. Siamo giunti al termine di questa presentazione. Ringrazio i nostri relatori, professoressa Romenti, Laura, dottore Boccedi. Ricordo che riceverete una mail nei prossimi giorni con i contatti di riferimento per rivolgere le vostre domande. Grazie a tutti, buona serata e al prossimo webinar. Grazie, grazie. Grazie, ciao.